È stata ritrovata la bara trafugata con le spoglie di Mike Bongiorno. Era abbandonata in aperta campagna vicino a Milano quasi un anno fa, il furto della salma nel piccolo cimitero di Arona in Piemonte. Caterina Proietti e poi Gianfranco Bianco. Da dove è stata trovata la bara? È circa 800 metri, un chilometro da qua, diciamo. Sarebbe sulla vecchia strada di Cisliano, all'altezza di una chiesetta. Vittuone, 30 km da Milano, un passante intorno alle 14 chiama i carabinieri. In un fontanile profondo circa 3 metri ha visto una bara, sopra la targhetta con scritto Mike Bongiorno. I rilievi sono ancora in corso, la zona è off limits, transennata per non far passare nessuno. È una zona di aperta campagna frequentata di giorno soprattutto da persone che fanno jogging oppure da persone che vanno in bicicletta. E quella zona oggi l'ha vista con il cane, c'è passato quella zona... No, ci vado. Io e altre persone che passano con i cani a passeggio. Lui non ha visto niente. Perché avrebbero scelto quella zona per far ritrovare la bara, secondo lei? Non ho minimamente idea. Non è isolata, quindi? No, cioè, non è isolata assolutamente. Anzi, ci passano appunto le persone residenti delle cascine. La strada conduce al Parco Sud. Poco distante dal luogo del ritrovamento c'è anche un vecchio lazzaretto dove si va a pregare. Un caso per qualcuno, peraltro una scelta simbolica. Se quella sia davvero la salma del presentatore, trafugata dal cimitero di Dagnente a 70 km da qui nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso, lo diranno i rilievi che verranno effettuati all'Istituto di Medicina Legale. Le analisi scientifiche dei carabinieri invece sull'esterno della casa e sul luogo del ritrovamento potrebbero aiutare a identificare gli autori del gesto. Ho visto il buco che c'era lì, il pezzo di marmo appoggiato al muro e il buco. Altro non c'era più niente. È un pensionato di 76 anni, il primo ad accorgersi la mattina del 25 gennaio scorso della tomba profanata e del furto della bara di Mai Bongiorno, 16 mesi dopo i funerali di Milano. Siamo da niente, Lago Maggiore, sulle alture di Maina, è una storia macabra. Da queste parti, esattamente 10 anni fa, venne trafugata la bara di Cuccia, il presidente onorario di Mediobanca. Indaga la procura di Verbania col magistrato Giulia Perotti, discretamente. Arriva qualche telefonata alla famiglia che però chiede una prova, la bara posata su un quotidiano di quel giorno. Si tratta in realtà di due mitomani, Pasquale Cianci e Luigi Spera. Vengono smascherati il 2 marzo, finiscono in carcere a Verbania, ci restano 3 mesi. Tentata estorsione, l'accusa. Poi lunghi mesi di silenzio. Anche il parroco Don Pozzi non riceve chiamate. Il 7 settembre il figlio di Mike, Michele, con una lettera si rivolge agli sciacalli. Poi è Fiorello, dagli schermi di Rai 1. Ogni volta all'intercalare allegria a ricordare mai. Passano pochi giorni e la bara viene ritrovata oggi. Il giallo è durato 318 giorni. È controllato.